Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Questa è un'edizione speciale del nostro TG interamente dedicata all'anno appena trascorso. Ripercorreremo insieme il 2017 con i servizi del nostro telegiornale, un modo per rivivere l'anno che si è concluso con le notizie più interessanti e le immagini più significative. E sono davvero immagini spettacolari quelle che vi riproponiamo col primo servizio. A gennaio, infatti, siamo andati a scoprire le cascate di ghiaccio della Via Mala. Vediamo. La Via Mala, strada meravigliosa quanto pericolosa, uno dei percorsi più spettacolari d'Europa, soprattutto in inverno quando l'acqua si trasforma in ghiaccio, disegnando bianchi colonnati nel paesaggio roccioso. Quando poi il sole riesce a farsi largo nella gola, ecco i giochi di luce, gli abbaglianti riverberi e l'acqua che torna a scrosciare. Uno dei paesaggi più belli del nostro territorio, uno dei tanti gioielli della Valle di Scalve, un percorso da continuare a valorizzare anche in chiave turistica e che già tanti scelgono anche d'inverno per le proprie passeggiate. Bellissimo, spettacolare, ci sono delle cascate meravigliose, guardando poi quei due signori che stanno arrampicando adesso, è più bello ancora. La Via Mala è anche una delle palestre più importanti d'Europa per chi le cascate di ghiaccio le risale arrampicandosi, disciplina non per tutti, dove le insidie non mancano e la prudenza non è mai troppa. Tanta attenzione serve anche per affrontare la strada coperta dal ghiaccio in inverno. Parliamo adesso di sport. A febbraio dagli Stati Uniti arriva una bella notizia. Martina Bellini, 18enne di Clusone, conquista la medaglia d'argento nella staffetta ai mondiali juniores di sci nordico. Al suo ritorno in Italia l'attende una grande accoglienza. Allora, di sicuro è stata un'esperienza che non dimenticherò mai, un po' perché era negli Stati Uniti, un po' per come è andata. Io ancora non ci credo di aver questo al collo, è un sogno per me, è un sogno che si è realizzato e non potrei essere più felice di così. Quindi dico a tutti, non smettete mai di credere nei vostri sogni perché basta crederci che prima o poi si realizzano. Non so neanche io come abbiamo fatto, abbiamo dato tutto quello che si poteva, io facevo la prima frazionista, ho fatto una bella... cioè, penso una delle gare più belle della mia vita, sono riuscita a dare il cambio seconda più o meno a pari merito con la russa e le mie compagne hanno fatto anche loro una gara stupenda e ce l'abbiamo fatta a raggiungere l'argento e veramente è un sogno da bambina, mi immaginavo sempre questo momento, dicevo chissà come sarebbe, come, sì, come potrebbe essere vincere una medaglia. E non mi aspettavo un'emozione del genere. Fino all'ultimo minuto non, cioè non ci credevo. È bellissimo. Proseguiamo il nostro viaggio lungo il 2017. A marzo le giornate del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, approdano per la prima volta in Alta Valseriana ed è un successo. Beh, in effetti partire alle 14 sia a Gromo, sia ad Ardesio, sia a Gandellino con gruppi già pronti significa che la proposta dell'Alta Valle è stata accolta e ne siamo felicissimi. In questo momento ci sono tre gruppi che stanno visitando San Martino Vescovo perché siamo a Gandellino e so che anche gli amici volontari giù ad Ardesio e a Gromo stanno gestendo tante tante persone entusiaste, anche delle spiegazioni che i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Gromo stanno fornendo con grande professionalità. Ancora un grande ringraziamento alle amministrazioni locali, alle parrocchie, ai tanti volontari delle associazioni, anche della Protezione Civile, che stanno dando un contributo essenziale a questo bellissimo primo weekend di primavera che sta davvero andando bene e il tempo ci assiste anche. Ecco, oggi ci sono tantissimi ragazzi che si stanno dando da fare con queste visite del FAI. Sì, sono i ragazzi della nostra scuola, del nostro Istituto Comprensivo di Gromo, i ragazzi di tutti i paesi qui vicini che hanno aderito a questa iniziativa. È stata un'esperienza bellissima perché la preparazione di questa iniziativa è stata intanto impegnativa, assolutamente. Vede coinvolti più di 80 ragazzi.
con un entusiasmo davvero notevole e con un'esperienza che rimarrà davvero nei loro ricordi di gioventù. Ecco. E nel 2017 in Val Seriana arriva per la prima volta anche il drive-in. Grazie all'associazione Lo Scoiattolo di Albino, a Comenduno c'è la possibilità di vivere l'esperienza del cinema in auto, come negli Stati Uniti. C'è una buona risposta da parte degli spettatori, soprattutto giovani, e nonostante anche il freddo di queste prime serate e la pioggia di ieri sera che è stata ininterrotta per tutta la proiezione. Comunque sembra che la cosa piaccia e è un buon riscontro. Secondo te che cosa ha funzionato soprattutto, perché piace questa iniziativa? Beh, la novità è la cosa un pochettino simpatica. Il vedere il film in auto non è dalle nostre parti, quindi questa è una novità, ma anche ascoltare l'audio nella propria auto con la radio, e anche questa è una cosa simpatica e va provata. Com'è nata questa idea? È nata perché quest'anno con la nostra associazione festeggiamo il 20° anniversario della rassegna di cinema all'aperto Immagini di notte. Quindi abbiamo voluto organizzare qualcosa legato al cinema e quindi abbiamo pensato a una cosa inedita per le nostre zone, quindi il drive-in. È una bella esperienza, è una bella idea, sì, perché è qualcosa di nuovo e si sa che nella bergamasca è difficile trovarlo e per questo a me piace come idea. Completamente d'accordo, è molto carino trovare serate diverse, quindi è stata organizzata una bella cosa. Il 2017 per la Val Seriana è l'anno del Giro d'Italia. La Corsa Rosa attraversa la Bergamasca e una tappa parte anche da Rovetta. Beh sì, una giornata fantastica, è arrivato il momento che aspettavamo da tempo. Rovetta e gli altri comuni insieme dell'Alto Piano Clusonese si sono impegnati a tanto. Penso che la gente che c'è qua stamattina sia un po' il riconoscimento a tutto lo sforzo di noi. Savoldelli, cosa aggiunge? Beh, basta vedere la quantità di persone che sono volute venire a Rovetta ad assistere a questa meravigliosa partenza di tappa per rispondere alla domanda se siamo contenti di questo risultato. Per la terra bergamasca un risultato straordinario, grazie a Giovanni e alla promo Eventi. 3 giorni a Bergamo, una cosa molto rara che possa venire, l'arrivo a Bergamo, il riposo di ieri e oggi con la partenza da Rovetta. Siamo veramente orgogliosi e fortunati di poter avere delle persone che hanno voglia di impegnarsi in un settore così complesso, ma d'altro canto anche di attrattività turistica e di richiamo a livello, direi, anche internazionale. Bettineschi, la bandiera che stringe tra le mani ora Stefano Savoldelli tra poco diventerà un cimelio importante di questa giornata. Sì, infatti adesso negli ultimi anni abbiamo avuto la fortuna comunque di raccoglierne alcune di queste bandiere, chissà che magari andando avanti se ne aggiungano altre, ce lo auguriamo. Bandiera rosa, rosa è il colore che praticamente è stato steso su Rovetta e dintorni in questi giorni. Sì, rosa indubbiamente è l'evento più importante che abbiamo in Italia a livello ciclistico, per quanto ospitarlo devo ringraziare anche RCS Sport che continua a crederci nel nostro sforzo e a onorarci. Soddisfatto degli eventi che sono stati promossi sul territorio, quando all'inizio aveva proposto di fare il giro aveva chiesto coinvolgimento e ci sembra che ci sia stato. Sì, assolutamente sì, anche con gli eventi collaterali la gente ha risposto e penso che anche l'indotto economico turistico nelle nostre valli sia stato importante, diciamo. Nel 2017 il Coro Idica di Clusone ha festeggiato il suo 60° di fondazione. Tante le iniziative organizzate per la ricorrenza, il momento clou a Clusone nel mese di giugno. È la festa clou del 60°. Speriamo che tutto funzioni alla perfezione, speriamo che il caldo cali un po' perché stiamo scoppiando tutti.
Quindi una bella giornata, soprattutto con tanti cori, gruppi folcloristici, sbandieratori, bande. Sì, esatto, siamo pronti, siamo qui in Piazza Manzusi, stanno già esibendo gli sbandieratori di Urniano, tra poco inizieremo a metterci in fila per partire per la sfilata per le vie del centro, quindi direi che siamo tutti accaldati ma pronti. E questa sera? Questa sera... Grande concerto e grande passaggio. Qui vedete il vecchio e vedete il nuovo. Siamo felicissimi di questo cambio perché fra noi due c'è un feeling perfetto. Momento importante per la città e anche per il coro Idica. 60 candeline da spegnere, 60 anni veramente di gioia, di passione e di canto. Quindi a nome mio, ma dall'amministrazione comunale ovviamente, un ringraziamento particolare al coro Idica, alle tante persone che vediamo quest'oggi impegnate per quello che è una giornata importante e storica. Quindi ben volentieri la giornata di oggi, con l'augurio che sia la ripartenza di altri tanti tanti anni di successi, tanti tanti anni di presenza per il territorio del coro Idica. Ci fermiamo adesso per una pausa, tra poco continueremo a ripercorrere insieme il 2017 con le notizie di Antenna 2. Eccoci di nuovo in onda, continuiamo con questo nostro speciale TG dedicato all'anno appena trascorso. Siamo arrivati al mese di luglio e nel luglio 2017 la Presolana entra nel Guinness dei primati. Migliaia di persone avvolgono in un abbraccio la regina delle orobie, stabilendo il nuovo record mondiale di maggior numero di persone connesse da una corda. Beh, un colpo d'occhio incredibile, non ci siamo resi conto di quello che è stato possibile, di quello che è stato fatto finché non l'abbiamo visto dall'alto, un fiume di persone, una attaccata all'altra e tutto il periplo, veramente, ci è scesa anche qualche lacrimuccia perché è stata un'esperienza davvero commovente e entusiasmante, bello, bello. Sicuramente il risultato è davvero meritato, era molto chiaro da lassù che la cordata era unica, era lunga, c'erano tante persone, tutte unite in questo abbraccio della Presolana. Ancora stiamo effettuando il conteggio totale dei partecipanti, ma poiché il minimo per raggiungere questo record erano necessari solamente 250 partecipanti disposti in un percorso di almeno un chilometro, sono certa che i partecipanti erano sicuramente più di 250 e il percorso sicuramente più di un chilometro. Adesso termineremo le formalità per avere il numero esatto finale, ci vorrà del tempo perché abbiamo il personale dislocato lungo tutto il percorso prima che scendano fino al rifugio e tutto, però sicuramente persona più persona meno abbiamo un nuovo record oggi. Ma credo che la maggior soddisfazione è davvero il sorriso, l'energia che tutti i partecipanti oggi hanno dimostrato nel venire a legarsi insieme, uniti attorno a questa nostra bellissima Presolana. Questo record davvero mondiale di la corda più lunga del mondo, per cui oltre 20.000 metri che abbiamo unito questa mattina, che è stato possibile grazie ai 350 capi cordata e a oltre 120 persone di assistenza per la parte di soccorso, la parte di assistenza, ha davvero aiutato oltre 3.000 persone davvero a legarsi in modo simbolico, ma nello stesso istante dire: qui siamo tutti per vivere una giornata in montagna, ma anche per condividere, abbiamo detto, i valori della sicurezza, della salvaguardia e anche della solidarietà. Oggi abbiamo fatto una cordata mondiale di solidarietà perché avevamo lanciato un progetto di raccolta fondi per
riqualificare, per migliorare il rifugio Balta Cassinelli, ma anche altri rifugi dell'Europa, per rendere davvero accessibile anche a tutti i nostri amici disabili. E quello che oggi abbiamo fatto assieme è davvero una delle più grandi sfide di condivisione, di coesione della comunità bergamasca. I bergamaschi, quando si mettono assieme, sanno esprimere davvero energie, capacità e, diciamo, davvero risultati mondiali. Ad agosto si festeggia Sant'Ippolito, che è il patrono di Gazzaniga, e nel 2017 la ricorrenza assume un significato particolare perché diventa l'occasione per celebrare la fine degli interventi di restauro alla chiesa parrocchiale. 4 anni fa abbiamo iniziato con le campane. Le campane avevano problemi davvero di staticità, nel senso che le vibrazioni facevano sì che le campane andavano a disturbare la cella campanaria. Abbiamo tolto il castello, tolto le campane, messo l'ammortizzatore, sostituito alcuni martelli, alcune sistemazioni delle campane le abbiamo fatte. Dopo abbiamo iniziato con la chiesa parrocchiale, quindi con tutte le facciate della chiesa, compreso la principale, con pezzi purtroppo di marmo che cadevano, e adesso abbiamo iniziato quest'anno il restauro della torre campanaria, finita e con un direi risultato pregevole e notevole. E la torre quest'anno compie 120 anni. Un intervento innanzitutto di protezione del marmo e non dico di ripristino, ma di fermare il degrado del marmo. Purtroppo il tempo si è fatto sentire, le piogge acide sono intervenute, l'inquinamento idem, e avevamo distacco di pietra, perché la pietra è marmo nero. Il campanile lo vedete nel suo splendore, perché il marmo, lo si vede, è nero, con degli inserti molto belli, bianchi. Quindi il campanile è stato ripreso tutto, insomma, dalla statua a scendere. La gente ha chiesto: ma l'avete pitturato di nero? Perché? Perché il campanile era, dopo 120 anni, tutto uniforme, era tutto bianco, no? Non abbiamo pitturato nulla, abbiamo solo ripristinato l'originale. Penso che saranno pochi quelli che l'hanno visto così, 120 anni fa la costruzione, ed ora è questo il risultato, come è stato costruito. In tutti questi interventi quanto sono costati alla parrocchia? Calcoliamo 400-500 mila euro. Passiamo ora al mese di settembre. A Lovere c'è il Memorial Stoppani e arrivano addirittura le frecce tricolori. Cosa dire del Memorial Stoppani 2017 dopo aver visto l'esibizione delle frecce tricolori? Non ci sono parole, emozioni grandissime, non solo per il pubblico ma anche per noi addetti ai lavori, abituati a vederle. Vederle qui dal vivo, così vicino, sul nostro splendido lago, è stata una cosa che ci ha dato emozioni immense. La giornata è iniziata nel migliore dei modi stamattina con la cerimonia patriottica, diciamo. Abbiamo inaugurato finalmente dopo anni una targa commemorativa sulla casa natale di Mario Stoppani e abbiamo avuto la possibilità di ascoltare diversi oratori che hanno dato vita veramente ad una mattinata molto interessante.
Al termine della mattinata abbiamo avuto una piacevole rievocazione storica di una gara tra motoscafo ed aereo come usava negli anni 20. Ovviamente è stata una rievocazione con dei limiti di velocità moderati. Mi si chiede perché abbiamo avuto le frecce tricolori, perché abbiamo avuto una persona che era al posto giusto con le persone giuste perché lo potessimo ottenere. È il contrammiraglio Ponti, che è un loverese. Le abbiamo chieste e le emozioni che ci hanno regalato hanno ripagato un anno di preparazione intensa per offrire a tutti gli spettatori amanti del volo questo spettacolo che sarà sicuramente indimenticabile. Voglio ricordare che è la prima volta in assoluto che sul lago di Seo, all'imbocco della Valle Camonica, le trecce tricolori lasciano il loro segno, la loro firma nel cielo. Oggi è stata una giornata molto spettacolare, prima di tutto in memoria dello Stoppani, ma anche per questo spettacolo che ci hanno voluto onorare qui a Lovere, sul lago di Seo, delle frecce tricolori. È veramente stato uno spettacolo che non si era mai visto sul nostro territorio e sicuramente porterà lustro sia alla Val Camonica sia a Lovere e sicuramente anche all'amministrazione, perché comunque è stato un passo molto importante di avere qui sul nostro territorio queste frecce di colori. Un altro anniversario celebrato nel 2017 riguarda lo spinato di Gandino, i progetti che hanno portato a riscoprire e valorizzare l'antica varietà di mais tagliano infatti il traguardo dei 10 anni e per festeggiare viene organizzata una serata di gala in piazza. Beh, è stato un 10 anni tutta alla grande, da quello che era il piccolo progetto che era nato a livello locale per i primi 2 anni, già dal 2012 ha avuto sviluppi nazionali per poi diventare internazionale. Come sapete il mais spinato è stato da start-up per molti progetti ed è quello che un po' ha lanciato tutta la riscoperta dei mais antichi, della biodiversità in tutta la provincia, ma non oltre, anche a livello nazionale. Quest'anno è la sagra, è qualcosa di fantastico, abbiamo tentato questo azzardo nel prolungare i giorni del mergotto anche alla sera, creare una struttura in piazza, quindi per avere 450 posti a sedere, tutti coperti, riscaldati, e la prima serata è stato un grande successo, per cui la speranza è che poi anche nei futuri questo possa ancora andare avanti. Il mais spinato, tra le altre cose, oggi si trova anche a Bergamo, al tavolo, o meglio nel tavolo del G7, perché proprio all'interno del tavolo il mais spinato di Gandino e il mais rosso di Rovetta rappresentano quelli che sono i colori di Bergamo, della provincia, e quella che è la biodiversità. Un messaggio forte che questi anni abbiamo voluto dare al mondo, proprio perché il locale, la riscoperta di quelli che sono i prodotti tipici, ma anche la terra, quindi sono la nuova forza per il futuro, perché è importante ritornare sul territorio e da lì portare avanti quelle che sono le peculiarità, le risorse, ovviamente con un motto: innovare nella tradizione, per cui non è un'operazione di nostalgia, ma è proprio un'operazione di dare nuova vita, nuova potenzialità a quelli che sono i prodotti del nostro territorio. Una breve pausa e tra poco ci rivediamo per la parte finale. Riprendiamo questa edizione speciale del TG dedicata al 2017. Siamo arrivati al mese di novembre, il comune di Premolo e quello di Camerino ufficializzano il loro gemellaggio, un'amicizia nata sotto il segno della solidarietà in seguito al terremoto che ha colpito la città marchigiana nel 2016. Sì, un gemellaggio ratificato in Consiglio Comunale da Premolo lo scorso 13 di novembre, martedì scorso è stato ratificato dal Comune di Camerino e oggi appunto ci incontriamo e faremo la cerimonia ufficiale qui in Comune. Questo in concomitanza con le celebrazioni del nostro santo patrono Sant'Andrea Apostolo, quindi un'occasione per fare festa sì e per rafforzare la nostra amicizia appunto che si è creata tra le nostre comunità.
Ci siamo, è diventato ufficiale il gemellaggio, ma per voi cosa rappresenta? Per noi rappresenta un momento di grande vicinanza alla città di Premolo, un gemellaggio voluto dai cittadini più che dalle istituzioni, nato da ragazzi, nato da un momento di vicinanza per noi in un momento di grande difficoltà. E voglio ringraziare la città di Premolo, il sindaco, perché è nata veramente un'amicizia spontanea e nata quotidianamente, nata dal basso, come abbiamo detto in pieno consiglio comunale, è stata accettata dalla città di Camerino con grande piacere, e vedere questa mattina arrivare con i ragazzi e applaudire dentro il pulmino che arrivavamo a Premolo è stato veramente una grande gioia. Per alcune città i gemellaggi sono un'occasione di incontro delle istituzioni, per cui ci si deve mobilitare per il coinvolgimento della gente. Qui dall'altra parte non manca nemmeno la solidarietà. No, qui è nato appunto il contrario, cioè è nata prima la solidarietà, è nato prima il coinvolgimento della gente e poi sono arrivate le istituzioni. Quindi non c'è cosa più bella di queste situazioni che nascono così, di questo gemellaggio che è nato veramente, come dicevo prima, dalla spontaneità dei ragazzi e la spontaneità delle persone. E siamo ormai giunti alla conclusione di questa edizione speciale del TG. Per fine anno abbiamo scelto una bella notizia. A Valmondione, infatti, dopo un anno tornano ad aprire la pista di fondo e l'ostello di Casa Corti. A dicembre l'inaugurazione. Direi un appuntamento fondamentale per tutta la comunità, non solo per gli sportivi, gli amanti della neve, gli amanti del fondo, ma proprio per tutta la comunità di Valmondione. Un importante obiettivo perché abbiamo passato la scorsa stagione vedendo l'ostello non gestito, alcuni bandi sono andati deserti, però è stata l'occasione di focalizzare e puntare effettivamente su quello che volevamo ottenere, cioè una struttura di alta qualità con delle persone che hanno una professionalità nell'ambito della gestione di un ostello e della gestione di una pista di fondo per le potenzialità che questo può dare non solo al territorio di Valmondione ma all'intera provincia di Bergamo. Quindi c'è stata una valorizzazione di questa struttura? Sì, a 360 gradi, perché abbiamo messo mano alla struttura proprio dal punto di vista tecnico, è stata adeguata completamente e ancora ci sono degli interventi che verranno fatti in primavera, perché oggi siamo qui ad inaugurare una struttura che potrà ospitare 25 posti letto e verrà poi portata in primavera a oltre 60 posti letto, proprio per gli adeguamenti che sono in corso dal punto di vista della sicurezza. Anche la pista è stata rinnovata nella sua parte, diciamo, tecnologica, perché abbiamo preso due cannoni nuovi per produrre neve artificiale e sostituito il vecchio battipista con una macchina molto più efficiente, proprio per garantire il massimo della qualità anche nella formazione della pista. Riteniamo che proprio la pista di fondo di Valmondione abbia un'ottima opportunità di sviluppo per diventare il centro fondo di tutta la provincia di Bergamo e con questo obiettivo stiamo lavorando anche con il presidente della FISI per poter cercare già subito dall'anno prossimo il potenziamento dell'offerta. Concludiamo con i programmi di Antenna 2 in onda questa sera. Iniziamo dal canale principale alle 20:20 il programma musicale Mille Voci Napoletane, alle 22:30 la seconda edizione dello speciale TG, alle 23:45 la rubrica di agricoltura ed enogastronomia Agri Sapori. Il canale 218 Antenna 2 News, alle 21:30 il TG, alle 22:10 l'anteprima Target, questa sera un servizio dedicato agli obiettivi di Vivi Ardesio, l'ente per il turismo del paese dell'Alta Val Seriana.
il canale sportivo 628 alle 20.30, la partita di calcio in replica Vertovese-San Paolo d'Arcon, alle 22.30 un'altra partita di calcio in replica Falco Albino-Athletic Almen. E per questa edizione speciale del TG è tutto, grazie per averci seguito, buona serata e naturalmente buon 2018 a tutti.